Ciao a tutti, amici di Formula 1 in generale. Sono qui in questa nuova location momentaneamente per parlarvi appunto del post-gara di Baku. Una gara imprevedibile, una gara come avevo tra l'altro pronosticato, perché nonostante comunque il boccone amaro della Ferrari, io personalmente non avevo pronosticato o minimamente immaginato un'altra rottura di ambedue le rosse addirittura. E allora qui dovremmo discutere, dovremmo parlare di mondiale, se il mondiale è finito, se il mondiale è ancora raggiungibile, il piloti, il costruttori. Quindi iniziamo un po' a parlare di questi argomenti. Allora, il mondiale piloti, stando alla mia esperienza di tutte le stagioni che ho visto, il mondiale piloti non è per nulla perso, non è finita. A Baku non c'è la fine, ok? Non è un colpo di grazia questo, assolutamente. La macchina comunque c'è, è competitiva, però banalmente non porta punti a casa perché si sta dimostrando inaffidabile, quindi spero che a Maranello possano risolvere i problemi di affidabilità. Tendenzialmente è più facile trovare l'affidabilità che i cavalli, quindi non lo so, vedremo. Mentre invece il costruttori è più difficile da agguantare, perché il costruttori si corre in due, serve un Sainz in palla, serve un Sainz pimpante che tiene dietro una o due Red Bull, cosa che non è successa. A Baku, nonostante la Ferrari abbia azzeccato le strategie, con quel rientro subito, quel jolly della Virtual Safety Car, comunque Sainz stava dietro le due Red Bull, quindi bisogna dirlo. Ma è pur vero che le Red Bull in quel frangente avevano più passo, quindi magari forse lo spagnolo poteva recuperare qualcosa. Segnalo un ottimo Sebastian Vettel, sesto, buona prestazione di Aston Martin. Podio di Russell, pilota costante, fa paura. Russell è uno dei piloti più costanti che abbia mai visto. Se Mercedes potesse competere per qualche gara, probabilmente Russell sarebbe in lotta mondiale, perché comunque è talmente costante e gli altri si ritirano, ma lui è costante, e gli altri si ritirano, ma lui è costante. Un po' come Aleix Espargaró, pure che non vince ogni gara, ma sei sempre lì. Ecco. Mentre gli altri cadono. Piccolo parallelismo, ecco. Poi sì, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton dietro Russell, e poi comunque abbiamo visto la straordinaria velocità di punta dell'Alpine. Come, ok, la velocità di punta sì è importante, però come potete vedere la velocità di punta dell'Alpine non è bastata, non ti rende competitivo per la vittoria nonostante la pista abbia quelle caratteristiche. Comunque, ritornando al discorso Ferrari che questo Gran Premio ha portato una nuova configurazione di specchietti, nuova ala mobile, una nuova ala posteriore, un'ala a bassissimo carico che in parte aveva ridotto il gap. Infatti, comunque in gara Leclerc si è difeso da Verstappen con DRS aperto. Ok, che c'era anche la scia di Perez, però comunque Leclerc nel dritto aveva capacità di difendersi, aveva un qualcosa per potersi difendere, non era completamente sverniciato come abbiamo visto in passato. E questo comunque, ragazzi, fa sperare. Cioè, io non mi nascondo, sono un tifoso Ferrari, ma devo anche raccontarvi un po' la stagione in maniera comunque imparziale. Red Bull ha fatto un lavoro eccezionale con queste macchine. Con queste due macchine ha risolto il problema iniziale di affidabilità, che non riguardavano più che altro le componenti del motore, ma riguardavano la parte accessoria del motore. Stando a quello che hanno dichiarato, c'è chi diceva che avevano finito la benzina, chi la pompa del carburante, comunque parte accessoria del motore. Al netto dei problemi di DRS che ha avuto nuovamente Verstappen, forse per ricercare quell'estrema leggerezza, no? Per limare qualche chilo di là e di là, forse hanno un po' trascurato questa cosa, che probabilmente risolveranno. Comunque, bisogna fare i complimenti a Red Bull perché è una macchina, prima che finisce le gare, nel senso, in questo momento sta finendo le gare,
È una macchina estremamente competitiva, estremamente forte, molto solida. Meno male che c'è la Ferrari, perché altrimenti avremmo visto un monomarca Red Bull, perché le altre scuderie non si possono minimamente avvicinare a Red Bull, se non la Ferrari quando appunto finisce le gare. E quindi niente, signori, il mondiale non è finito. I piloti si può ancora e si deve sperare. Leclerc dovrà sperare, dovrà lottare. Lui ce la metterà tutta, va solo messo in condizioni questo ragazzo di poter lottare. Mentre il costruttore è difficilissimo da agguantare. Io ragazzi pronostico una cosa, poi mi potrei sbagliare. Questo difficilmente sarà un mondiale che finirà a filo come l'anno scorso. Sono due le cose. O Red Bull darà uno strappo o Ferrari darà uno strappo. Non penso proprio assolutamente che sarà un mondiale che si deciderà da Abu Dhabi, assolutamente. Non ci sono proprio le condizioni, perché qua tra budget cap e tutto, chi si gioca il jolly di quello sviluppo vincente che vale punti prende il largo. Non c'è altra storia. Dovremo vedere il prossimo pacchetto di sviluppi che sarà Silverstone. Dopodiché ce ne saranno qualche altri più piccoli, ma dubito che verso il 75% della stagione continuino ancora con gli sviluppi. Perché comunque il budget cap e quant'altro. E ancora c'è questa questione rovente del budget cap che ancora non si è trovata una quadra, l'inflazione comincia ad aumentare, dicono che molti team non riusciranno a rispettarlo né tantomeno a partecipare in certi weekend. Vabbè, questa più che altro era una, come si dice, un pronostico di Marco, bisogna crederci, bisogna non crederci, non lo so. Comunque io vi saluto, grazie per l'attenzione, vi rinnovo l'invito per il gruppo Telegram, link è qui sotto in descrizione. E poi vi rinnovo anche sempre l'invito a leggere l'articolo sul doppio fondo Ferrari, sul fondo Ferrari e sul fondo Red Bull, così magari vi potete fare un'idea per chi ancora non l'avesse letto quell'articolo. Io vi saluto nuovamente e grazie per l'attenzione. Ciao ragazzi, alla prossima gara.